La Scozia, con le sue brughiere nebbiose, è un fertile terreno per leggende e storie di ogni tipo, spesso sinistre e inquietanti, che sovente trovano alloggio nei numerosi e antichi castelli disseminati per la regione. Il castello di Glamis, per esempio, può vantarsi di essere il palcoscenico di una leggenda davvero molto strana. Questo maniero, edificato intorno all'anno 1000, è situato a Tayside e la sua architettura, di una bellezza spettrale, lo rende un posto perfetto per questo genere di dicerie. Fin dalle sue origini è stato silente osservatore delle disgrazie che si consumavano all'interno delle sue austere mura, e non a caso viene considerato uno dei luoghi più infestati di tutto il Regno Unito. Si dice che il castello venne ereditato dal conte Patrick Strathmore nel XVII secolo. Questo nobiluomo era noto per essere una persona immorale e dissoluta. Forse fu proprio per la sua condotta, affermano alcuni, se la sorte gli giocò un terribile scherzo. Il frutto di una relazione extraconiugale si rivelò una creatura orribile e deforme, oltre ogni descrizione, a tal punto rivoltante da indurre il proprio padre a segregarla in una stanza segreta, della quale nessuno conosceva l'ubicazione e da cui il mostro di Glamis non uscì mai, fino al giorno della sua morte. Si dice che lo spettro rabbioso e infelice di quell'uomo deforme non abbia mai abbandonato il castello e che molti lo abbiano scorto nelle camere e nei corridoi. Finora nessuno è mai riuscito a trovare la stanza segreta dentro la quale il crudele conte Strathmore avrebbe imprigionato il proprio figlio per tutta la vita. Se la leggenda del mostro di Glamis si concludesse così, nebulosa e intangibile, potremmo facilmente etichettarla come una mera invenzione. Ma come spiegare allora alcune testimonianze come quella di Sir Walter Scott, che fu ospite del castello di Glamis e che di quella visita riscriverà? Tutta la notte, da quando mi misi a letto, udì le porte sbattere una dietro l'altra. C'era qualcosa di misterioso nel castello di Glamis. Sono venuto a conoscenza dai signori che nella struttura si trova una stanza segreta, ma solo al conte, l'erede e al fattore è dato sapere quali nefandezze vi si celino. A quanto pare, il segreto della camera nascosta viene tramandato da padre a primogenito, e a nessun altro è concesso saperlo, salvo al maggiordomo. Persino Rose Bowen, zia della regina Elisabetta II, riferirà qualcosa di strano a proposito del castello. «Fin dall'infanzia ci è stato proibito di fare domande sulla questione. Mio padre e mio nonno mi dissero di non prendere mai l'argomento in loro presenza e quando casualmente qualcuno faceva cenno alla cosa, il clima diventava improvvisamente rigido». Attualmente al mondo ci sono solamente 3 persone a conoscenza del segreto: i 2 conti di Strathmore e il maggiordomo del castello di Glamis.